Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi in mezzo a tutto questo verde parliamo di insegnamento e oggi voglio spiegarvi un po' la mia esperienza e voglio darvi alcuni consigli a riguardo. Ho la faccia un po' al sole e un po' all'ombra perché oggi ho deciso di venire in campagna a fare il video perché raga è estate, quindi volevo venire nel verde. Non c'è nessuno, sono completamente da sola e quindi è fighissimo. Aia, che male, cacchio. Allora, insegnamento, questa è una parola un po' strana, infatti oggi voglio parlarvi un pochettino della mia esperienza. Suonare e insegnare sono due cose diverse. Infatti io, dopo aver studiato 5 anni in provincia di Cuneo, poi mi sono spostato, sono andato a Milano e ho fatto l'Accademia del Suono di 3 anni con Max Furian, poi ho girato un sacco di insegnanti, poi sono andato da Filmed e poi sono arrivato nella prima scuola che mi ha chiamato, mi è arrivato il bambinetto di 6 anni e ci sono rimasto. Cosa faccio? Non posso fargli fare il Gary Cheffi, non posso fargli fare il 4-way coordination, non posso fargli fare l'accent and rebound. Quindi di lì in avanti ho capito che era un mondo completamente diverso. Ho capito che dovevo cercarmi dei metodi apposta per insegnare. Ho capito che dovevo prendere ogni allievo in un modo diverso. Oggi vorrei dare alcuni consigli a quelle persone che vogliono incominciare o che hanno incominciato da poco a insegnare. Il mio problema qual è stato? Ho incominciato a comprare metodi per bambini, metodi più semplici e tutto. Però tanti metodi non mi piacevano. Adesso voglio farvi vedere i metodi che uso e il perché li uso. Partiamo da quelli piccoli, cioè ovviamente piccoli ma non piccolissimi, tipo 7-8 anni. Io faccio fare principalmente questi metodi qua della DEASC, scritti da Jet Omoff. In realtà i metodi sarebbero tre, perché ho questo qui che però è già il secondo libro. Il primo libro magari ve lo metto qui, solo che non ce l'ho dietro purtroppo. Si parte solamente con numeri e con le lettere di S, cioè destra e sinistra. E poi più che altro ci sono veramente tantissimi giochi da fare di qualsiasi tipo. I bambini si prendono veramente veramente bene. Poi pian pianino si va su col livello. Allora si comincia con le note, con le semi minime, cioè i quarti, per poi passare alle crome, per poi passare alla pausa di croma, i sedicesimi e così via. Ma sempre super super graduali. Però la cosa veramente bella è che ti butta subito a fare ritmi e passaggi e soprattutto ti butta subito a leggere, che secondo me è una roba importante già da bambini. Poi ovviamente andando più avanti arriviamo a questo libro rosso e si va poi a fare ritmi molto più complicati, non più solo in ottavi, ma ci sono i sedicesimi, ci sono sedicesimi e ottavi insieme, ci sono le sincopi, ci sono le terzine, c'è lo shuffle. E però attenzione, ci sono i play along, praticamente per tutte le pagine c'è un play along diverso. Ok, belli i ritmi passaggi, ma la tecnica dove sta? Dato che i bambini non è che puoi mettere l'accent and rebound o lo stick control davanti, perché appena vedono la prima pagina svengono. C'è questo libro di rullante, la prima parte è tipo stick control, però non è che ti mette le note, ti mette destra e sinistra, quindi ti farà fare due colpi con la mano destra, due colpi con la mano sinistra, 3 e 3, 4 e 4, paradiddle, però scritto molto più semplice. E poi cominciano le letture, ovviamente sempre graduali, sempre più difficili come nel libro primo. Allora vi capiterà sicuramente, prima o poi vi arriva la mamma col bambinetto di 4 anni. A me è capitato, anzi ne ho uno, che mi dà un sacco di soddisfazioni. Secondo me, non dite mai no, perché è troppo piccolo. Visual Drum Set di Matt Adjanson. Qui non ci sono le note, ovviamente con i bambini non è che possiamo mettergli le note, perché poveretti scappano urlando. I groove che ci sono non sono fatti a note, ma sono fatti a disegni. Vedete, c'è disegnato il Charleston, c'è disegnato il rullante, c'è disegnata la grancassa. Per ogni pagina ce ne sono tre e ce ne sono veramente tantissimi. Poi allora passiamo a quelli più grandi. Quelli più grandi vi faccio vedere, sì dai, tre metodi. Poi ovviamente non uso solo questi tre, però sono quelli che uso per iniziare. All'inizio a volte uso qualcosina del metodo per i più piccoli, però ovviamente salto un sacco di pagine. Poi incomincio a usare questo Real Time Drums di Arjen Oosterhuis. Questo qua è un metodo base dove però comincia già dagli ottavi e fa vedere veramente tante cose. Dopo gli ottavi incomincia a farti groove in sedicesimi, sia col Charleston a una mano sia col Charleston a due mani, tutta la parte sul blues, sullo shuffle, poi dopo tutta la parte sui passaggi, passaggi in ottavi, passaggi in sedicesimi, passaggi shuffle, passaggi in terzine. Questo qui lo consiglio tantissimo anche agli autodidatti, perché per ogni pagina ci è spiegato che cosa fa, che cosa devi fare, perché lo devi fare in quel modo. Quindi ovviamente vi lascio anche questo qui sotto in descrizione. In più qui, come in tutto questo, ce l'ho, abbiamo il play along su CD. Qui avete le basi e non solo, avete anche gli spartiti. Ad esempio uno spartito è questo qua, vedete che è scritto tutto lo spartito con tutti gli stacchi e tutte le ripetizioni, quindi voi basta che lo seguite e siete a posto. Link Amazon, spero di trovarlo anche di questo. Tada, Maurizio De Lazzaretti, Time and Groove. Questo lo uso per le basi perché ci sono centinaia di ritmi e centinaia di basi diverse, però di questo non ve ne parlo perché ne ho già parlato in un altro video, quindi vi metto una scheda qui, potete cliccarci sopra e andarlo a vedere. Però consigliatissimo, veramente, link in descrizione anche di questo. Tecnica un must,
Stick Control. Questo è il numero uno dei libri. Ottavi, poi pian pianino si va avanti, terzini, sedicesimi e tutto, fatti con 200.000 milioni di liteggiature diverse, però secondo me questo per la tecnica fatelo usare, perché magari all'inizio si romperanno un po' le scatole, ma quando capiscono che i polsi vanno al doppio della velocità dopo un mese, iniziano a dire effettivamente forse questo metodo è figo. Ovviamente questi metodi non è che adesso dovete andare a comprarli tutti subito, non vi preoccupate, non dovete spendere 200 euro adesso per i metodi. Il video di oggi è finito, spero di avervi tolto un pochettino di dubbi. Ovviamente se avete qualcosa da chiedermi scrivetemi tranquillamente, potete scrivere anche in privato su Instagram, su Facebook, scrivetemi un po' dove volete, chiedetemi qualsiasi cosa, anche perché magari qualcosa me lo sono dimenticato, può darsi. E soprattutto se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace qui sotto, seguitemi anche su Instagram e Facebook e andate sul sito Gastrum. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!